Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grulaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua, dopo tanto tempo, con un deck troll. Era veramente tanto tempo che me lo stavate chiedendo, un deck troll, e quindi oggi siamo qua con Maractus il Cactus. Questo Pokémon è un po' che lo avevo visto, non è di Fiamme Oscure, però adesso con questa espansione ha trovato la sua dimensione, dimensione fecale, veramente interessante. L'importante è saper lanciare la moneta e avere lo script dalla propria parte. Andiamo a vedere che cosa fa questo affare. Allora, 110 punti vita, veramente un alito fetido di vita. C'ha l'attacco Spine Poderose, che ricorda e rimembra tantissimo quello che era il dio dei Pokémon, il dio dei mazzi, Pinsir GX, Poderosa Corna. Oggi abbiamo le Poderose Spine, 60 danni più 60 per ogni volta che esce testa. O meglio, lanceremo una moneta per ogni energia segnata su questa pianta e facciamo 60 danni ogni volta che esce testa. Molto semplice. Per caricare questo aggeggio abbiamo un sacco di energie speciali, quindi abbiamo bisogno di Porygon Z, il re degli speciali. Codice instabile, puoi assegnare ai tuoi Pokémon in gioco un numero qualsiasi di energie speciali dalla mano come ti pare. Quindi abbiamo energia cattura, energia aurora, energie duplici, energie riciclo e due energie erba. Perché? Perché questo affare attacca con una erba e una incolore. Poi per pescare abbiamo Zacian, abbiamo il Crobat, l'Eldegoss per riprenderci l'aiuto, il Cramorant, perché se devo fare 160 in panca faccio Porygon Z, metto tre energie e via dicendo. Caramelle rare importanti, Evo Aroma per andarci a prendere un Pokémon evoluzione che può essere il Porygon 100%, Mega Ball ci può, guardando le prime 7 carte, prendiamo un Pokémon che c'è fra essi, che sia base o è di fase 1, 2 e quello che è. Bosco Sbrilluccioso, questa carta è quello che rende Maractus fortissimo. Una sola volta durante il tuo turno, quando andiamo a fare un attacco dove c'è il Flip Coin, se quella girata di monete non ci soddisfa, possiamo riprovare a lanciarlo. Quindi se lancio una vagonata di monete e mi esce sempre croce, tipo 20 croci e una testa, io provo a rilanciare e sicuramente uscirà due volte testa e 19 croce. Poi abbiamo tutte Mary, Ordine del Capo e le classiche ricerche accademiche. Questo mazzo è, se volete fare un po' i coglioni in scala sfide, ci può stare. Tanto ragazzi, il problema qual è di questo mazzo? Trovare caramella rara Porygon per fare subito la combo. E sicuramente il problema sarà avere ricerca accademica, niente in mano e tante energie che scarterete bellamente bestemmiando tutti i santi del calendario. Io direi che prima di andare a vedere le partite, di lasciare un bel mi piace qua sotto, questo è importante, lasciate un bel mi piace, supportiamo la serie dei deck troll, se vedo che vi garba vediamo di pomparla a bestia, quindi sotto con il mi piace, anche un bel commentino, se siete nuovi iscrivetevi al canale perché io dalle analytics vedo tutto. Di tutte le persone che guardano i miei video, un 50% non è iscritta. Questo non va bene. Quindi iscrivetevi, rimediate, attivate la campanella e andiamoci a trovare un avversario. Primo avversario trovato, siamo contro McDonald D94 con un portamazzo dell'Eterno Pokémon, moneta Eternatus. Quindi il mazzo che giocherà sarà Ductrio. Allora, noi partiamo subito con una mano che potrebbe essere interessante, abbiamo il Porygon Z, Caramella, la Velox e le energie soprattutto, quindi noi possiamo già mettere il Poligono e lo mettiamo là. La cosa buona di Porygon è che pesca una carta, quindi comunque alle peggio qualcosa fa,
mettiamo la riciclo davanti, una velox sulla bowl, ci prendiamo Zaciano, tanto l'importante adesso è cercare di settare quantomeno un pescatore. Il Porygon tanto va ad attaccare, ma pescherebbe una carta sola, quindi con questa incredibile spada indomita ci andiamo a prendere un Pokémon. O meglio, ci andiamo a pescare tre carte anziché una. Come potete vedere adesso c'è un bordello di energie. Se lui mi fa martello dirompente, sei idiota. Infatti esce testa, sei idiota perché me la riprende in mano. Secondo te, io, caro McDonald, che fo? Attacco di Porygon? Lui ha perso il capo. Comunque abbiamo l'energia cattura, che potrebbe catturarci per bene e darci il Maractus e fare tante cose. La cosa buona è che quel Darkrai c'ha debolezza erba, quindi l'Olanda a lui non gli garba. Quella stadio gliel'andremo a levare quantomeno subito, e volendo potremo anche tentare un attacco su Eternatus. Questo dipende da quante energie ci escono, però la vedo molto dura, un po' come le feci quando mangi la sabbia. Lui cosa fa? Il mantello, quindi non penso andrò ad attaccare quell'aggeggio. Switch, probabilmente ci toccherà sorbirci il sorbello. Ci fa 30? Ok. Un'altra caramella, quando servono non escono mai. Allora, intanto mettiamo il bosco. Energia cattura, il fatto di aver messo l'energia cattura adesso mi dà un problema, che non posso assegnare l'energia erba. Perché? Perché ve lo dico io, perché ho assegnato l'energia su Porygon e mi fa trasferire solamente quelle altre. Quindi mi tocca ripiegare sul Darkrai sperando bellamente che lui adesso non mi faccia il KO, o quantomeno attacchi con uno. Quindi fargli 40 è un'inutilità. Peschiamo 3 di Zaciano e peschiamo 3 carte. Muy buen, molto buono. La duplice gli si può dare, volendo si può fare anche la Mary e via. Mette il VMAX, quindi vediamo se inizierà a benciare come Benji. Altra energia su Eternatus, mi sembra sia l'energia cattura. Infatti mette un V, siamo già a 3, 6, 9, 120 danni, mantello della tenacia. Usa la nonnina accademica. Va a scartare un bel po' di roba per prendersene 7, giustamente, martello dirompente, vediamo, sicuramente farà testa perché si sa che ha la mamma in quella maniera. Il Malamar V nell'Eternatus mi mancava. Veloce Ball, ok. Mi sa che adesso se trova Switch, ossia Switch, ci fa un'esplosione incredibile. Veramente siamo nell'etame. Via, su, anche Crobat, pesca 4 e adesso ci fa Switch oppure roba varia. Mega Ball, ancora ci prova. Ragazzi, lui non... vabbè. Prende il VMAX, ci sta giustamente per dopo. Finisce il turno, attenzione. Attenzione, abbiamo un boss succulento. Debolezza erba per Malamar. Guarda, sarebbe veramente succoso al limone farci due premi così. E ci voglio provare. Ricca Broz ci prova. Spine poderose, croce, dio, testa, croce. Ovviamente ci riprovo. Uno, due, perfetto, proprio preciso. Va bene così. Droppaci sti due premi, ricerca accademica e un'altra caramella. Ragazzi, mi toccherà fare ricerca accademica o Mary, anche se quell'energia erba un po' mi scoccia. Evolve il VMAX, adesso ci fa 3, 6, 9, 12, un bordello di danni. Velox Ball, Eternatus V, ok. Timbro, grazie McDonald, grazie. Mi hai dato una bella mano di merda, no, scherzo. Allora, finale spaventoso, 210, ok. Lui, il problema di Porygon è che ritira con 2, quindi devo dare energia riciclo, energia aurora e potenzialmente scartare l'aurora. Codice instabile, aurora su Porygon, riciclo
Questo lo scartiamo, riciclo su Porygon. E poi adesso dobbiamo fare la vecchia Indomita, sperando di trovare Maractus. No, niente Maractus per noi. Maractus per noi, eccolo qui. Con purtroppo col Cramorant non possiamo fare niente. Però quantomeno dopo abbiamo un altro Porygon. Io potrei dare una botta su Eternatus, quindi comunque se ci dice bene, non lo so, un 160, qualche danno glielo vorrei fare. Scarterei Eldegoss, tanto non abbiamo usato granché di aiuti attualmente, non mi serve. Ci dovrebbero uscire più energie riciclo, quello sì, perché almeno abbiamo sempre 3 o 4 energie. Come sempre la croce a noi ci garba. Io voglio tirare la moneta a testa. Oh, questo è l'attacco che voglio. 2,40 nel viso diretto all'Eternatus. Facci i tuoi stupidi 300.000 danni. Facceli ora. Ce li faccia, signor McDonald. Ibis e Suiren, guarda che pavido. Sei un pavido. Aveva paura che al prossimo turno glielo buttassi giù, cosa che voglio. Scarta 2, sicura di 120 e si mette davanti un altro Eternatus pronto a romperci la favelas. Finale cazza fa 2-10. La cosa brutta di Eternatus è che ha un solo Pokémon che attacca. Eternatus. Io ho ancora queste caramelle ladre. Io metto la riciclo davanti. Devo fare caramella Porygon. Non vorrei che mi facesse fuori anche l'altro. Almeno ne abbiamo due. Ricerca, sperando di trovare un altro riciclo. Cioè, veramente mi stai dicendo che non ho energie. Veramente mi sta dicendo che non ho energie. Quindi fortunatamente l'ho evoluto. Facciamo a questo punto spada indomita. Qualche energia c'è. Non sono sufficienti. Però se vi state chiedendo perché non ci sono le triple, è perché Maractus, essendo di fase 1, le triple se le può sbattere nelle orecchie. Non funzionano perché solo sui Pokémon evoluti. La partita si mette in salita, perché io devo fare 340 danni, cosa impossibile. Non capisco perché lui abbia messo il mantello su Eternatus VMAX, ma troppe domande fondono il cervellame. Boss, questo boss su cosa? Su Zaciano? Ah no, su Maractus. Ok, non gli andava e quel Maractus avesse tot quell'energia, ce l'hai schiantato. Da una parte mi può dar noia perché quelle energie riciclo potenzialmente sono 60 danni, ma ci riesce. Quindi io farei codice instabile, energia aurora, leviamo Porygon, energia cattura, lo mettiamo sempre su Maractus, ci prendiamo Cramorant che è l'unico che può attaccare visto che abbiamo finito i Maractus, e adesso se non facciamo KO io non so veramente come vincere. Farei Mary incredibile. Quante energie c'è? Facciamo ancora. Questa me la sento, si fa 3,40 nel viso proprio adesso spedito. Porygon non lo voglio prendere. Energia cattura. Energia erba dalla mano. Dedenne pazzesco. Se trovo altre energie, tipo una doppia eccetera, si vola. Ancora energia riciclo. Vai Porygon, dobbiamo fare 340. Se lo facciamo, godo a spruzzino. Evo Aroma, vediamo un po' che... C'è altre due energie. Due energie, sette carte. Si vola. Spine poderose. Testa. Vai. Maiala come si gode. Vai così. 360, buona McDonald. Attenzione, un premio. Velox Ball, ok. Bosco ci sta.
ricerca accademica. Mette l'Eternatus. Giustamente, questo attacco è stato veramente tanta roba. Tanta roba. Ora lui ci fa il KO. Ci fa il KO. E essenzialmente è un non è un problema. Non è un problema. Perché se lui ci dovesse fare KO sul Cramorant o su qualsiasi altro Pokémon, noi, o meglio, lui fa due premi. Io, se mi lascia il Cramorant, ho le tre energie, riciclo, le metto su Cramorant, faccio il KO su qualsiasi cosa, tipo Zigzag, comunque l'altra robaccia lì, 2.40, me ne sbatto veramente, caro McDonald. E andiamo a Berlino, Beppe. Cormorano di Grosseto. Ci ha lasciato due Porygon in questo mazzo. Se te fai fuori Porygon, hai vinto. Bella mossa. Grazie mille, signor McDonald. Allora, eccolo qua. Tre energie. E possiamo andare a fare un colpo sputo mirato su quello Zigzagoon. E niente, ci siamo portati a casa questa partita pazzesca. Pazzesca. Secondo avversario di oggi. Siamo contro Waka Waka. Hehe. Vediamo un po'. Moneta indecifrabile. Cosa sono? Penso sia Necrozma. Abbiamo vinto il lancio della moneta e vorrei iniziare io, visto che devo evolvere. Partiamo con una mano incredibilmente sudicia il limone. Cioè, ok, mettiamo Porygon. E fortunatamente abbiamo l'energia riciclo. Tanta roba. Anche perché così possiamo pescare, fare qualcosa ai Dragon. Ok, devo capire che mazzo abbia. Sembra il tematico de Perise. Ma abbiamo vinto. Abbiamo vinto. È bastato il Porygon. Io prendo e porto a casa. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo un attimo quale sarà il nostro prossimo avversario. Ultimo avversario di oggi. Siamo contro Fabio Fazio. Attenzione. Siamo contro il conduttore di qualsiasi cosa sulla Rai. Grande Fabio Fazio. Salve signor Fazio, salve. Allora, cos'è questa mano non poderosa? Partiamo con Eldegoss. Che vi devo dire? La sua roba fuoco un po' mi spaventa, visto che il mio cactus leggermente si brucerà. Però noi dobbiamo andare avanti senza paura e vediamo. Un'altra energia. Io non voglio fare dedenne con tutta questa roba. Non voglio fare dedenne. Il Dabwol subisce 30 danni meno, fa 30 per ogni carta energia premio presa al tuo avversario. Probabilmente prenderemo 0. Centoscotch, energia. Molto interessante il Centiscorch con la capra. E allora signori, ditemelo che devo fare dedenne con 10 energie. Cioè, cos'è? Cos'è? Faccio Zacian, così. E spada indomita. Il Maractus c'è, ma adesso ci serve. Se io adesso... se io avevo Porygon Z, com'era un attacco adesso? Com'era? Bellissimo. Tanta roba. Lui ha già il Centiscorch VMAX e io sono ancora a leccarmi i pollici. Ricerca accademica. Scarta Torkoal. Energia fuoco. Ok, ne prende due. Ci avrà la Welder dopo. Energia. Anche se la Welder gli serve ai giusto, visto che fa un KO a turno. Vediamo un po'. Eldegoss, eccolo lì. Ora fa 4-8-12. Ci fa già 240. E Eldegoss se ne va nel mondo dei sogni. Distintivo Masturbo. Eccolo lì. Esce anche testa. Giustamente inizia a caricare dietro. Giga mille fiamme. 2.40. Io non posso fare niente. Posso solamente subire. E non poco. Allora, Maractus. Si fa energia erba. Anche se potevo mettere energia cattura e prendermi il Porygon. Ok. Boss su questo dietro. E temporeggiamo. Temporeggiamo. Il Porygon Z c'era, minchia. Se facevo energia cattura dopo evolvevo. Sono stato idiota. Non dovevo mettere l'erba. Allora, Heatran, io spero che lui mi faccia solamente 20 e non abbia roba di scambi. Se non ce l'ha, diciamo, abbiamo quantomeno recuperato. Se mi fa boss su Maractus, faccio doppia rotella e via. Ancora distintivo. Stavolta
caro Fabio Fazio, si becchi questa croce. Energia sul 100 scotch, calore radiante, 40 danni, vai Zacian, reggi. Un altro Porygon Z, perché giustamente che fai? Non lo fai uscire? Porygon, eccolo qui. Ora, faccio quick su Evo Aroma. Mi prenderei un altro Maraschino, perché sennò qui la vedo tosta. Tosta intostata. Io con Zacian adesso spero di trovare un'altra energia riciclo, che non esce. Non ci esce la riciclo, che poteva essere succosa da dare dopo a Zacian, nel caso non ci facesse il KO. Un'altra carta che ci manca è la Stadio. Tre energie, vediamo se c'ha una Welder. Non gli ho ancora visto fare Welder, il che mi preoccupa. Doppia energia con la Stadio, Velox, Victini V, ok. Calore radiante ancora e va bene così. Va bene così, noi ci esce la vecchia, facciamo caramella su Porygon. E si fa Mega Ball, non ci serve a niente. Altra Mega Ball, Ermiri dalla stessata, la de, lo devo pigliare per forza, ditemelo, eh. Si fa codice instabile, si dà l'Aurora su questo, si leva Porygon, poi energia cattura ancora, ci prendiamo il Maraschino, poi ancora energia duplice e energia riciclo su Zacian. Ora, se con la vecchia ci esce la riciclo, godo. E godiamo a spruzzo violento. Ci esce anche la Stadio, grandi così. Tanta roba. Codice instabile, gli diamo la riciclo su Coso e l'altra riciclo su Maractus. Ora, possiamo ritirare tantissimo. Abbiamo un bordello di energie e roba da maiali. Ancora, devo fargli il KO. E ancora lo dobbiamo fare. 2-10 non è un traguardo insormontabile, però vediamo quanto riusciamo a fare. 120. Devo ritirare, perché qui, ragazzi, beh, mi deve far croce. Mi deve far croce oggi. Mi deve far croce. Meno male si è ripreso all'ultimo. Meno male si è ripreso all'ultimo. Stavo veramente per spaccare il mouse. Ci è mancato poco. Vediamo con cosa uscirà. Sicuramente questa non me l'aspettavo. Non capisco perché è uscito Dithran, quando poi con Centi Scorce Vmax mi facevi KO. Velox, forse c'ha... non so. Non ho capito questa mossa. Torcione. Io se riuscissi a far fuori il Centi Scorce Vmax adesso, farei tre premi bellissimi. E poi in qualche maniera un premio si fa. Boss. Questa boss su Porygon, attenzione. E questo come lo levo adesso? Come lo levo? Devo trovare una doppia. Devo trovare una doppia. Vai Mary. Così, non voglio buttare via quella roba, ma meglio tenersela. Veramente, ragazzi, ho da godere. Come Godenzio. Scusi, signor Fabio Fazio, però qui... qui c'è veramente del culo incredibile. Farei codice instabile, la doppia la metterei dietro. Questa me la salvaguarderei. E l'energia a riciclo si può mettere davanti, tanto quella viene riciclata. Vai con le teste, ho detto con le teste, grazie, con le teste. Ragazzi, c'ho più croci che anime. Fortunatamente 6, 12, 18 non bastano. Ti prego, testa, testa, testa. Droppaci la testa. Vai così, KO assicurato. Ce ne vuole, però faccio... quante croci ho fatto in questo video? Troppe. Cormorano. E... un altro Maractus. Mi mancherebbe da trovare... mi mancherebbe da trovare... un'energia per dire... un'Aurora... per attaccare dopo. Perché dopo, sennò non ce la faccio a fare il KO... su quell'affare. Welder pesca 3, c'ha un bordello di roba. Giga mille fiamme, 560. Signor Fabio Fazio, io mi prosto. E qua ci possiamo prostare come la prostata e metto...
metto il Maractus scarico, alle peggio si ritira, ci esce il bosco, ci si prova, mettiamo anche l'altro Maractus perché non so a cosa ci può uscire, si fa Porygon 1, 2, tanto anche se ci fa KO su questo Maractus, alle peggio si è perso una doppia, e 4, si fa Zacian e speriamo in Dio. Doppia Aurora, proprio Boreale a 2000. Non sarà facile buttar giù 320. Non sarà facile. Ancora distintivo turbo, perché? Lo devi mettere sulla capra. Giga mille fiamme, 720. Lui vuole arrivare a far 1000 danni, vuole proprio prenderci per il culo. Ma spero che saremo noi a prenderla per i fondelli. Allora, io posso fare una mossa molto incredibile. Codice instabile. Scartiamo la caramella. Ancora energia Aurora. Me la sento. Caramella via. Poi faccio Velox su Velox. E l'unica cosa per pescare è Crobat. Se ci esce un boss, me lo farei sulla capra, così da risparmiare i lanci di moneta. Godo, godo e godo. Bene così, gli do anche l'altra energia Aurora. Scartiamo una vecchia che non ce ne... anzi, una bolla, non ce ne facciamo niente. Spine poderose come Pinsir. Guardate come sono poderose. 6x4, 24, lui c'ha 2,10, meno 30, 2,10. Abbiamo vinto. Vuoi lanciare di nuovo la moneta? No, mi bastano 2,10. Signori, gran partita. Ce la siamo rischiata. È stata proprio tirata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto e seguitemi su Instagram, RiccaBroz. Trovate tutto in descrizione. Siti di codici, sito di Fantasia Store, sito di quello che volete. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Se siete arrivati fino a qua con il video, lasciate un commento con scritto poderosa spine. Detto questo, ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.